Prosegue lo stato di agitazione anche del personale del calzaturificio Melania. Siamo nel Fermano, i sindacati sono mobilitati mentre la proprietà chiede tempo. Simona Carbonari. Mancate retribuzioni, mancata regolarizzazione dei fondi previdenziali e sanitari, la presenza di un piano industriale definito inconsistente che conferma la mancanza di prospettiva. Prosegue lo stato di agitazione del personale, 40-45 dipendenti dell'azienda Melania, produttrice di calzature per bambino. Passata dallo scorso ottobre dalla storica proprietà Gironacci a due holding abruzzesi. Già da anni in condizioni critiche per mancanza di stabilità produttiva e finanziaria. La produzione è attualmente ferma. I debiti pregressi magari ci sono, ma mi preme ricordare che ci sono anche dei crediti vantati da parte dei lavoratori che dovrebbero essere il motore e il cuore pulsante dell'azienda per una ripresa degna di questo nome da parte dell'azienda Melania, che è un brand comunque storico e che ancora, secondo noi, secondo alcune organizzazioni sindacali, tutte le potenzialità per poter ripartire e rilanciarsi come i fasti di un tempo. Però voi lamentate la mancanza di un piano industriale serio e compatibile? Assolutamente, perché da quando è subentrata la nuova proprietà, considerando che comunque i problemi erano già pregressi perché lo stato di agitazione era stato proclamato anche a febbraio dello scorso anno, del 2020, pre-pandemia, non c'è stato mai presentato un piano realmente concreto sulle intenzioni dell'azienda. La nuova proprietà che abbiamo raggiunto telefonicamente chiede tempo e assicura il livello occupazionale. Ripartirò con la produzione non appena ho sistemato tutta la massa debitoria che ho trovato all'interno dell'azienda, nonostante la documentazione che mi hanno consegnato in sede di ATO. Voglio ripartire con debiti zero. E allora, se non mi trascino la zavorra dietro, che mi porta solo complicazioni anche per il futuro e per lo sviluppo dell'azienda stessa.